L'Augmented Bus è un concetto, è un'app volto a rendere più interessante, più attraente, più divertente l'uso del mezzo di trasporto pubblico. La maggior parte delle persone vive oggi nelle grandi città, nei grandi centri urbani, e la mobilità privata nelle città è diventata insostenibile, e per questa ragione abbiamo ritenuto utile e interessante per la comunità e per le aziende di trasporto pubblico locale costruire un prodotto che consiste di un'app che funziona sui principali smartphone, che permettesse di rendere utile e fruibile l'esperienza del trasporto, partendo ovviamente dalle funzioni base che sono gli orari, data l'origine e la destinazione, ma andando a intercettare tutte quelle dimensioni di socialità, di relazione, di esperienza del territorio, per esempio attraverso la realtà aumentata, che fanno sì che io possa inquadrare dal finestrino un monumento e sapere di che cosa si tratta, o una piazza, che io possa soffiare nel mio smartphone e simulare una sorta di finestrino appannato dove posso fare un piccolo disegno e mandarlo ai miei amici, parenti e conoscenti, oppure uno strumento che mi permette di conoscere le persone in maniera indiretta che sono a bordo del mezzo di trasporto pubblico, questo è particolarmente interessante per i percorsi extraurbani, con cui magari non avrei la dimestichezza o la familiarità per avvicinarmi e attaccare bottone. Ecco, abbiamo inventato questo gioco attacca bottone che permette di conoscersi all'interno dello stesso autobus attraverso il proprio smartphone, quindi un pochino schermati e in maniera, per così dire, indiretta. Tutto questo unitamente alla possibilità di inquadrare delle vetrofanie sul finestrino per attivare le funzioni dell'app, che ha l'obiettivo da una parte, come appunto vi dicevo all'inizio della riflessione, di rendere più fruibile il mezzo di trasporto pubblico in quanto tale, e dall'altro di avvicinare al bus le persone giovani e giovanissime che magari vedono nei 18 anni il traguardo per comprarsi subito l'automobile. Ecco, aspettate un po' a comprare l'automobile e scopriamo insieme come il trasporto pubblico è un modo più efficace per la collettività per risparmiare tempo e poterlo utilizzare per attività più divertenti che non rimanere imbottigliati nel traffico.